Vediamo questa parte sulla fiducia in sé e l'autostima. Viviamo in una cultura che basa tutto il valore di un essere umano su fiducia in se stessi e autostima. E quali sono le principali strategie che utilizziamo per accrescere fiducia in noi stessi e autostima? La prima è il confronto con gli altri. Mi rapporto agli altri e cerco di essere migliore. Quindi il confronto con gli altri, che è sempre un confronto basato su questa logica: chi è migliore e chi è peggiore. Questo perché? Il confronto perché non è mai una buona strategia? Per due motivi. Uno, perché non è naturale. In natura esiste la biodiversità. Una margherita non è migliore o peggiore di una rosa, non si può confrontare, sono due fiori diversi. Un'arancia e una mela non sono migliore o peggiore, sono due fiori diversi e dipende dal gusto di chi mangia quel frutto. Due animali, avete mai visto una zebra lamentarsi della giraffa, dire la giraffa ha quel collo lungo lungo, io non ce l'ho, come sto male, poi io bianca e nera, no? Invece lei quei colori molto belli. Non esiste, perché in natura è chiaro che tutto è diverso, ma non ci si può mettere a confronto. Invece noi esseri umani, spinti da questa cultura disumana, viviamo di costanti confronti, siamo cresciuti, allevati da bambini al confronto con gli altri, a sentirci più o meno. Quindi innanzitutto è innaturale il confronto. E seconda cosa, qual è la emozione che genera il continuo confronto con gli altri? Finché ho bisogno, per stare bene con me stesso, per sentirmi ok, di essere migliore di qualcuno, io avrò sempre paura di trovare qualcuno che è migliore di me. E vivrò costantemente, ogni volta che entro in una stanza, ogni volta che sono in un luogo, anche al parco, mi guarderò le spalle e dirò: oddio, e se quello fa meglio di me, significa che lui è meglio di me e quindi io mi sentirò male. Quindi, non naturale, culturale e genera paura. Il confronto non è una buona scelta. Poi c'è quest'altra strategia che è meravigliosa, perché è paradossale. Io voglio autostima e cosa cerco? Le conferme esterne, cioè voglio che qualcun altro mi confermi di essere bravo, di essere capace, di essere intelligente, di essere una brava persona. Non sono io ad amarmi e quindi cerco, attraverso le conferme che arrivano dall'esterno, di amarmi, di stimarmi di più. Perché non funziona? Perché è paradossale. Autostima vuol dire conferma, vuol dire stima mia di me stesso, cioè io ho fiducia in me, io mi amo, io ho un buon giudizio di me, io mi stimo. Le conferme esterne non possono alimentare ciò che deve venire da me. E quindi che succede? Che io lavoro, cerco di essere sempre presente, sempre bravo, sempre intelligente, sempre preciso, sempre al top, sempre meglio. Poi dopo mesi che ho fatto questo, ho finalmente l'applauso, finalmente le persone che mi dicono bravo, ma poi mi basta questo? Quanto dura? Un giorno? Se va proprio bene, se ho raggiunto un buon obiettivo, e poi si riparte per un'altra corsa per dimostrare agli altri che io valgo, che io sono bravo, che io sono intelligente, e così tutta la vita la passo a correre come un criceto in una ruota. Corro sempre di più perché le conferme esterne non sono mai abbastanza. Ogni conferma richiede una nuova conferma che richiama una nuova conferma.
e non mi basterà mai. Quindi è paradossale e quale emozione genererà? La paura di rimanere senza le conferme esterne che mi sembrano perlomeno la pillolina da prendere per calmare un po' questa mancanza di stima, questo vuoto interiore che cerco di colmare con qualcosa di esterno. Quindi neanche questa, neanche la ricerca costante di conferme esterne sembra una buona soluzione. Questa è bellissima. Questa è quella voce interiore che si chiama ego, che ci dice: io avrò fiducia in me, io mi stimerò quando sarò ok. Ma ok in qualche situazione? No, no, ok sempre. Sempre ok. E che succede? Che siccome è semplicemente impossibile, perché essere ok in ogni situazione, badando alla performance, vuol dire essere sempre vincente, sempre migliore degli altri, sempre con la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto, sempre con la sensazione che ho fatto la cosa giusta che andava fatta in quel momento. Siccome questo vorrebbe dire essere perfetti, è impossibile, perché non siamo perfetti, e quindi genera frustrazione, genera il contrario. Più mi sforzo di sentirmi sempre ok, e più vivrò nella paura, anche qua, di non essere ok, cioè di non fare la cosa giusta, di non essere sempre il migliore, di non essere sempre ok. Accettare che non sempre facciamo il meglio, che non sempre siamo i migliori, che non sempre facciamo la cosa giusta, quello vuol dire essere sempre ok. Sono ok quando dico la parola giusta? Sono ok quando sbaglio la parola? Sono ok quando faccio il gesto giusto? E sono ok quando faccio la peggiore cosa che si poteva fare? Sono sempre ok se non mi impongo di dover fare tutto perfettamente per essere ok. Questo sembra un gioco di parole, ma lo si può percepire emotivamente, cioè quando mi sforzo di essere sempre ok non sono ok, quando accetto che non sempre sono al top, che esiste una gamma incredibile di comportamenti, di emozioni che posso provare, di attività in cui posso riuscire o meno, di obiettivi che posso raggiungere o meno, allora inizio a pensare, a sentire che sono ok perché sono. Sono ok perché sono in contatto con me stesso, perché mi amo. Io non amo un'altra persona se fa sempre la cosa giusta, pensa sempre la cosa giusta, dice sempre la cosa giusta. I miei figli sbagliano continuamente, ma sono ok, nel senso che sono sempre nel mio amore. E qui, quindi, nemmeno questo, nemmeno sentirsi sempre ok va bene. O meglio, è possibile quando smetto di far dipendere quel sempre ok dall'esterno. Poi questa è meravigliosa, il perfezionista. No errori. Io avrò fiducia in me e mi stimerò quando non farò più errori. C'è un solo problema a tutto questo, che l'apprendimento umano avviene in due modalità. O per insight, l'insight è una specie di illuminazione, quello che accade quando dico: aspetta, ma come posso risolvere qua? Vedo il problema, vedo le risorse che ho, ma non trovo una soluzione. Poi vado a giocare a calcetto e mentre sto giocando a calcetto dico: wow, quel problema, ora ho capito. Ecco, quello è l'insight, l'illuminazione, come se tutto trova un posto nella mente, tutto si incastra e io vedo direttamente la soluzione. Quello però è un apprendimento che vale soprattutto per la soluzione di un problema. Di solito avviene quando voglio risolvere un problema, quindi per strategie di problem solving, ma non vale per l'apprendimento di abilità,
che invece richiede gradualità, sforzo e richiede, pensa un po', pensate un po', errori. Le abilità le apprendo solo se mi ci metto, mi do il tempo di apprendere. Se voglio suonare uno strumento, non è che mi sveglio e per insight dico wow, ho realizzato come si suona la chitarra e suono la chitarra. No, in quel caso ho bisogno di decidere di farlo, mettermi e farlo con costanza per avere un miglioramento graduale e fare degli errori, perché sbagliando, dico il dito non si mette così, lo devo tenere in quest'altra posizione e lo aggiusto. Poi lo strumento non si tiene così e miglioro. Ogni volta che commetto un errore, che sbaglio, mi permetto di migliorare. L'apprendimento umano va avanti per prove ed errori. Quindi, se decido di stimarmi solo quando sarò l'uomo che non sbaglia mai, allora cadrò nell'incapacità di apprendere. Capacità di apprendimento e avrò, pensate un po' che bella emozione, di nuovo la paura di commettere errori. Io dico sempre che ogni giorno prego letteralmente di fare un errore anche abbastanza grande. Ovviamente prego che ogni giorno sia un errore diverso, così apprenderò un bel po' di cose. Ok? Perfetto. Allora, se confronto, conferme esterne, essere, pretendere di essere sempre ok, non permettersi errori, sono strategie che non funzionano, qual è la strategia che funziona? Accettazione di sé. Questa è la strategia che ci permette di rompere queste quattro e di apprendere davvero. L'apprendimento umano è legato alle emozioni, tutte le funzioni cognitive, la memoria, l'intelligenza, l'apprendimento sono legate alle emozioni. Quando sono tranquillo, in un clima giocoso, quando mi diverto, apprendo molto di più, la mia mente è come una spugna. Quando sono frustrato, triste, arrabbiato, impaurito, come in queste strategie, non apprendo e quindi mi sento sempre peggio. In realtà mi blocco e quindi l'autostima e i risultati, e quindi la fiducia in me, sono sempre peggiori, proprio perché volendo far dipendere l'autostima solo dai risultati, i risultati non arrivano. Sto là ad affannarmi per farli arrivare e molto spesso non arrivano e mi sento frustrato. Perché senza errori, senza accettare che non sono sempre al top, senza pretendere conferme esterne e dipendere da conferme esterne e senza e confrontandomi continuamente con gli altri, è difficile che produco davvero risultati. Quando invece mi accetto, vuol dire io mi amo, va bene che sono così, sono diverso dagli altri, ma va bene. Poi da quell'accettazione può partire non il confronto con gli altri, ma l'apprezzare gli altri, dire wow, vedi lui come è calmo, wow, lui è proprio uno che mantiene la calma. Ma come fai a mantenere la calma senza che il mio ego dice no, lui mantiene la calma e io no, quindi mi sento inferiore, quindi rabbia, frustrazione. Quando accetto me posso valorizzare gli altri, valorizzare me e apprendere, scambiare, dialogare con gli altri. Ma devo stare attento a queste quattro trappole. Ok? Spero che tutto sia chiaro.